Sono Davide Terranova, medico specialista in cardiologia con particolari competenze in nutrizione e nutraceutica cardiovascolare. Benvenuta e benvenuto in questa mia sezione dove periodicamente pubblico contenuti di interesse scientifico. Spero tu possa trovare argomenti di tuo interesse, ma se hai suggerimenti scrivimi pure, sarò lieto di poterti rispondere. Ancora benvenuta e benvenuto e buona visione. Ed eccoci qui, buonasera, buonasera a tutti voi, uh, accertiamoci che tutto funzioni per bene, eh, già arrivano le domande, io uh, selezionerò, questa sera faremo le domande eh, a domanda, al cuore si domanda, nel senso che francamente abbiamo uh, un... Uh, Risponderò a una serie di domande. Vi ricordo, come avete sentito dall'introduzione, che io sono un cardiologo e non un tutologo, ma mi occupo di, di cuore, di nutrizione nutraceutica cardiovascolare. Come avete visto. A proposito, vi faccio vedere la mia Academy che ho lanciato da qualche giorno, dove presento dei corsi. Dovrebbe essere qui, no? Anzi, qui, qui eccola qui. Questa è la mia Academy, dove da qualche giorno. Uh, pubblicato i miei corsi online, i miei corsi di formazione, accessibili a personale e ovviamente di professionale. Ce ne sono alcuni a riguardo, ad esempio, al colesterolo, che sono corsi accessibili per tutti. Non so se si sente l'audio qui, forse no, va bene, poco male. Eccoci qui. Non so se si è visto, comunque nel mio sito, il mio sito è davideterranova.it, per ogni evidenza, informazioni eh, riguardo a, al mio canale, alla mia academy che ho avviato da quest'anno. Eh, in modo professionale, corsi di formazione eh, per quel che riguarda le, eh, la cardiologia, la nutrizione, la nutrizione cardiovascolare e argomenti anche di interesse prettamente cardiovascolare, soprattutto sul colesterolo, dove è un po' il mio cavallo di battaglia, nel senso che, non che sia chissà che, ma mi occupo da anni della gestione del colesterolo, anche non farmacologica. E per cui ho messo in pratica e in visione questo tipo di, di, di eventi, di, di corsi di formazione, che stanno avendo un buon successo. Io ringrazio, se c'è qualcuno che, che ha considerato i miei corsi, io ringrazio davvero di cuore perché ci ho messo tanta di quella professionalità che voi non potete neppure immaginare. Bene, detto questo, allora il cuore si domanda e selezionerò le domande, non posso rispondere a tutti, come sapete bene, visto anche che non abbiamo moltissimo tempo, eh, dedicherò un'ora alle vostre domande. Io sono un cardiologo, ripeto, per cui domande lecite. Se non comprendo la domanda non abbiatemene perché non ci posso fare domande lunghe di 45 righe, non riesco a leggerle. Risponderò molto velocemente per quanto possibile. Eh, non è una consulenza questa, perché le consulenze le faccio sul mio sito, anche quelle. E professionali ovviamente e qui risponderò velocemente alle domande chiaro eh, non posso prescrivere farmaci non posso dare indicazioni precise disclaimer che voglio suggerire è che tutte eh, le informazioni che do in questa diretta sono generiche e non rivolte specificatamente a te come persona al quale, per il quale per le tue eh, domande specifiche devi rivolgersi senza dubbio al tuo medico curante Bene, detto questo, vediamo un po' di eh, andare a vedere le nostre domande. Eh, grazie a tutti per coloro che mi stanno facendo gli auguri di buon anno e buone feste. Io vi auguro a tutti quanti davvero un splendido 2021, eh, che si porti via un po' questo disastro che è stato il 2020, però per il resto insomma eh, c'è sempre qualcosa di buono anche in, in ogni sventura. Allora, eh, buonasera dottore, buonasera, buonasera, buonasera a tutti, buonasera, buonasera buonasera da Lucca, mi, fate, mi fa piacere che mi diciate dove, da dove mi scrivete, dove state seguendo con il vostro cellulare. Una mi ha scritto, uh, buonasera Doc, buon 2021, grazie Fiorella, grazie Estelia, Sirbu, grazie Antonio. Antonio, la prima domanda mi dice la patologia della fibrillazione atriale, per questo vorrei sapere se sono a rischio di virus, ho 70 anni, no, non sei a rischio di niente Antonio Matta. Eh, sta di fatto che chi ha dei problemi cardiovascolari può avere una, deve avere un'attenzione maggiore, ma rischi in più, a meno che tu non abbia uno scompenso grave cardiaco, non penso, non hai alcun rischio rispetto agli altri. Ripeto, chi ha problemi cardiovascolari è vero che può andare incontro a uh, delle complicanze maggiori, ma mh, stiamo parlando di patologie cardiovascolari gravi, chiaramente. Quindi nessun problema, basta che se per sfortuna dovessi avere questa infezione tu sia seguito dal tuo medico grazie ah scusate non ho fatto vedere la domanda era questa eccola qua buonasera buonasera Stefano buonasera dottore buon ventuno grazie per il lavoro incommiabile che fa grazie Stefano Poggi grazie molto gentile davvero uh, grazie Mimma Capuano va bene grazie gentilissimi tutti e Pietro Zangara as Davide tutte donne le fa <ride> No, ci sono anche uomini, so che gli uomini non scrivono, <ride> però sì, è vero, davvero sono felice di questo, ma d'altronde come potrei dire che non mi sta bene? Mi sta benissimo. Buonasera, dottore, buon anno, Rosa anche a te, buon anno eh, Momi, buon anno, auguri dottore, auguri buon anno anche Franca. Stella, sì, è vero, siamo tante donne, però, vabbè Barbara e eh, Paolino. Smaltita l'insulso a di insulti per il vaccino. Eccola, dice no, davvero è stata una cosa terribile. Scusa, mi viene da ridere e ridere davvero di cuore perché non, non immaginate di quanti insulti posso aver ricevuto e ci sarà qualcuno anche qui, adesso in diretta, che è pronto a insultarmi perché io ho descritto solo come funziona il vaccino. Ma mio Dio, me ne ho dovuto, chiedo scusa, ho dovuto togliere il post perché fomentava continuamente malumori e cose varie. Allora, siccome non è mia intenzione promuovere né una né l'altra cosa, non, non discuto perché ognuno è libero di fare quello che vuole, eh, lo dico anche per chi, per i Novax, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma è chiaro, io ho solo descritto come funziona questo benedetto o maledetto, secondo voi, vaccino, ma non è che stia fomentando o, o, o promuovendo... Un non mi interessa nulla. Il mio scopo di questo canale non è promuovere niente. Il mio scopo è quello di divulgare informazioni, renderle accessibili. Ho la passione di rendere accessibili le informazioni che noi medici riceviamo. Tutto qua. Ma siccome, eh, ahimè, le persone sono eh, libere di scrivere qualsiasi cosa qui su internet, ovviamente, e chi non ha poca mistichezza con la vita sociale scrive delle fesserie, scrive anche delle brutte parole, offese, ma non capisco la ragione da dove venga questa cattiveria, questo bisogno di... E quindi sì, Paolino effettivamente, eh, Paulino, eh, smaltito la sbornia, ho tolto tutto perché così non ne parliamo più. Eh, amen. L'informazione è stata cassata da, per colpa di alcune persone, non per colpa, per... La colpa è mia, nel senso che ho tolto io via quel post e quel filmato per non dare mh, alimentare... Eh, degli, delle cose che io non condivido non condivido la cattiveria non condivido la retrologia non condivido il complottismo non condivido le offese eh, ho uno stile di vita che esula da queste cose per cui non le tollero le comprendo e le accetto ma non le tollero personalmente per cui tolgo via qualsiasi spunto eh, che possa eh, generare nelle persone un'avversità nei confronti poi miei che non, non capisco che cosa posso aver fatto se non aver spiegato come funziona un vaccino, però mm, chiudo qua. Uh, buonasera Bruno Marconi, uh, auguri, grazie anche a te. Uh, qui ci diamo tutti del tu perché siamo giovani, su internet siamo tutti giovani, quindi ci diamo tutti del tu, 60 60, ci diamo tutti del tu. Buonasera dottore, auguri di cuore, colesterolo 129 HDL43LDL76, continua a da 20 mg, eh, non posso fare prescrizioni, Bruno Marconi, eh, però colesterolo totale a 129 è davvero una, 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 un dosaggio davvero uh, bassissimo, per cui eh, evidentemente sì, però non posso fare prescrizioni, però complimenti, davvero, un buon successo malgrado questa attorvastatina. Uh, scelgo le domande perché, se ritengo di poter rispondere, non, non offendetevi se non faccio vedere la vostra domanda, è che cerco di rispondere a quelle alle quali posso rispondere. Uh, Franca Gozzoli mi chiede: Buonasera, volevo fare una domanda che, che mi sta a cuore. Lei parla sempre della staxantina, molte più vitamina C, l'acido scorbico più vi, di vi, non capisco bene però la potrei assumere anche avendo un nodo a tiroide faccio tanti anni e la tiroide è sempre stata una norma grazie sì franca da, non dico a te in, per, in modo personale che vai seguita sicuramente da un specialista in genere non c'è una controindicazione con la staxantina eh, e, e, e la tiroide non esiste una controindicazione assoluta mi spiega la relazione tra il reflusso il respiro a volte difficoltoso del cuore? Sì, Lucia Crisanti, la spiego subito, subito prontamente. La, uh, il reflusso uh, gastroesofageo, respiro a volte difficoltoso del cuore, il reflusso gastroesofageo uh, produce un'infiammazione di una mh, parte dell'esofago, la parte finale dell'esofago che si chiama cardias che, come dire, si connette allo stomaco. Questa connessione attraversa il diaframma. Quindi il cardias è interposto in un anello, un pertugio, che passa tra l'esofago, car, cardias e stomaco. Il cardias è collocato tipicamente nello strato, possiamo dire così semplicemente, del diaframma. L'infiammazione del cardias comporta anche una blanda infiammazione della zona pericardiale, quindi nel diaframma, e il diaframma infiammato può generare due tipi di fenomeni, la mancanza di fiato per estensione completa della gabbia toracica e una lieve infiammazione al plesso nervoso che in qualche modo ha una correlazione con il cuore per cui stimola l'ipereccitabilità cardiaca. Spero di aver detto dei termini semplici, spero di aver risposto. Il bisoprololo, no, due domande per persona, non posso accettarle, chiedo scusa. Ciao dottore, ciao Luca, ciao Luca Zaramella, ciao 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 ciao. Uh, Pia ho appena risposto uh, riguardo a questo, la gastrite ernia segue una dieta, ma continua ad avere extra system. È per quel motivo che ti ho detto, Pia, evidentemente la dieta non è sufficiente e in genere si risolve con i gastroprotentori uh, a dosi piuttosto uh, giuste e corrette. È un riflesso incondizionato, GG83, è un riflesso incondizionato, quello della mancanza di respiro durante l'extrasistole. La mancanza di respiro induce un uh, aumento della uh, pressione polmonare, un po' complicato il discorso, simula una manovra di valsalva per, capisci, per capirci. La manovra di valsalva, che è un atto che serve da, ad avere una stimolazione tipicamente vagale, può generare un'interruzione dell'aritmia. Insomma, è, un re, è una risposta fisiologica eh, di difesa del tuo organismo per poter bloccare l'ecstasy story. Saf, Raffaella Franco Davide, bel nome Davide, bellissimo nome. Scusate, bevo il sorso d'acqua. Raffaella Franco Davide mi chiede, ho tiroidite di Hashimoto, anticorpi alti che riconoscono le cose buone del corpo, più lupus, anticoagulante, quante vitamine si potrebbe fare vaccino? Antico, non sono io la persona adatta a rispondere a questa domanda. Mi dispiace, potresti fare qualsiasi cosa, però dovresti chiedere il tuo curante. Io mi occupo di cuore, quindi non di vaccini. Buonasera, dottore. Buonanno. Mio marito è un po' da tempo, quando mio marito. Uh, uh, di, è un po' di tempo quando sale le scale soffre un fastidio fiatone ha effettuato tutti gli accertamenti ma non riesco a trovare la causa Laura per quanto riguarda il cuore deve fare un'ecografia cardiaca senza dubbio eco color cardiaco per escludere un problema cardiovascolare non so quanti anni ha non so che tipo di farmaci prende non so nulla a caratteri generali non c'è nessuna controindicazione all'esecuzione di un'ecografia cardiaca per tumore Dottore Rita Gogione, buonasera. Le posso chiedere, le posso chiedere uh, perché assumo il bisoprololo per una insufficienza mitralica lieve? Posso prendere la vitamina? Poiché, ah, poiché assumo uh, il bisoprololo, un beta bloccante per un'insufficienza mitralica lieve, posso prendere la vitamina del K2. Allora, Rita, innanzitutto non capisco perché prendi un beta bloccante per un'insufficienza mitralica. Non c'è nessuna correlazione, quindi, non è questo il motivo. A volte noi crediamo di fare qualcosa per un motivo che non ci è stato spiegato bene e il motivo in realtà non è l'insufficienza mitralica nel modo più assoluto. Il beta bloccante non cura l'insufficienza mitralica. Lieve posso, intendevo lieve prolasso. Probabilmente tu hai qualche aritmia per cui è un farmaco cosiddetto cosmetico che limita la presenza di aritmie eh, nel tuo caso. Puoi prendere la vitamina DK2 senza ombra di alcun dubbio. Uh, disclaimer sempre concetti generici quindi è sempre bene quello che dico prenderlo come un concetto generale ma poi bisogna rivolgersi al proprio medico curante la risposta cardiaca allo sforzo è un indicatore attendibile non capisco Walter la domanda che cosa intendi per risposta cardiaca allo sforzo non capisco che cosa intendi Gennaro Capuozzo il coenzima Q10 è lecito prenderlo? È molto lecito, io lo prendo, lo prendono in molti per cui sì, ovviamente considerando che ci, ci sono un bichinone o bikinolo quindi è da valutare anche questo. Per favore, condividete questo video se vi fa piacere, attraverso Facebook, così che alcune persone che fanno le vostre stesse domande possono vederle domani dopo dopodomani in qualsiasi altro momento. Condividi con gli amici. Basta cliccare un pulsante, fate un gesto di generosità non nei miei confronti, nei confronti delle persone che eventualmente possono vedere questo video e così poter eh, ritrovare magari la propria domanda. Grazie, grazie, grazie. Uh, dottore, la cardiospirina ha... No. Sono due cose completamente diverse. A uh, Wati, a ah, mine? Olio di semi di lino fa bene per l'ipertensione? No, non c'è nessuna correlazione tra l'alfa-linolenico, che è il principio attivo del seme di lino, e uh, l'ipertensione arteriosa. Tutto, però, questo tipo di, di alimento, cioè il lino tipicamente nell'acido alfa-linolenico che poi dà origine agli acidi grassi insaturi benefici per il nostro organismo sicuramente fa bene non c'è ombra di dubbio attenta all'olio di semi di lino che non, sia preso, non abbia preso della luce non abbia visto la luce che sia sempre una confezione eh, coperta anche dall'alluminio so, dall tipicamente oppure che siano delle bustine monouso a wati mi raccomando monouso cioè usi, la prendi, la metti in insalata dove vuoi la mangia al momento, non, uh, non troppo tempo con l'ossigeno e con la luce. Vediamo un po' questo primo piano. Va bene, questo è molto più preciso, sono molto più incisivo così, <ride> grazie al sistema tecnico che abbiamo qui instaurato. Oh, dunque, buon anno, grazie, buona Befana in anticipo, grazie Stefania Polce da Terracina, magnifico, eh? che belli che state brindando, eh? bella questa foto davvero, <ride> uh, grazie Elvira anche a te da Torino, Stefania Polce da Roma, grazie, ciao Cristina Alvaro, buonasera, Catanzaro, Catanzaro, buonissimo, un abbraccio Walter. Se riesco a prevenire la terosclerosi, che cosa mi devo preoccupare? È di nulla, ti sei salvato la vita Giuseppe. Prevenire la terosclerosi sei un grande e fammi sapere se ce l'hai fatta. Buonasera da Pisa, seguo da Acquiterme Terme, fantastico, buon anno Pinuccia, buon anno. Eh, buonasera, si può delle statine con un ciclo iniziale, dopo un ciclo iniziale le, le estatine le statine, no, statine, statine, è bella però, statina da un po' anche di vacanza. Eh, Maria Luisa, eh, la sospensione di questi farmaci è sempre a discrezione del tuo medico curante, eh, quindi io ti dico che è possibile, sì, ma bisogna valutare il tuo caso e, e eh, è al loro posto assumere degli altri farmaci. Ovviamente ci devono essere le condizioni per poter integrare e eventualmente sostituire una statina con eh, altra eh, nutraceutica, ad esempio. Sto parlando in termini generali, non specificatamente per te, perché la valutazione deve essere sempre fatta dal tuo curante. Comunque sì, è possibile interrompere. Tutto è possibile interrompere sotto controllo medico, ovviamente. Uh, Luisa, grazie da Benevento, un abbraccio. Barbara Zano, da un paio di giorni la tachicardia, forse hai mangiato troppo, forse ti sei nutrita in modo sbagliato, forse hai qualche problema di ansietà. Quindi la tachicardia eh, è sempre un fenomeno che è correlata a qualcosa, ma molto spesso fisiologica. Grazie a tutti per gli auguri. Uh, periodicamente, Matilde, periodicamente è meglio con dei tre mesi intervallo di dieci giorni, tre mesi intervallo di dieci giorni. Uh, auguri, dottore, grazie Stefania, spero ti siano utili. Ciao Silvana Catania. Donna Sera, perché faccio la camminata veloce e ho mal di testa? È un bel problema, probabilmente è un fenomeno di ipertensione. L'unico motivo per cui può venire mal di testa durante uno sforzo di pertinenza cardiovascolare, perché poi ci sono una moltitudine di cause infinite, ma io sono un cardiologo, io sono uno specialista in cardiologia. L'unico motivo correlato mi viene in mente è la presenza di ipertensione arteriosa, borderline e durante lo sforzo aumenta la pressione arteriosa. E quindi avviene che ci possa essere un rialzo pressorio che dà una cefalea. Consiglio eh, rosa: un test a sforzo al cicloergometro e quindi valutare questa cosa. Test a sforzo al cicloergometro vuol dire pedalare e facendo l'elettrocardiogramma sotto sforzo e misurando eh, la, eh, la pressione arteriosa. Antonio, salve dottor, ho avuto un episodio di tachicardia, novembre, dicembre, seduto sul divano, mio cuore è iniziato ancora a 140 minuti, 37 anni, più 65, non fumo, c'è da preoccuparsi? No Antonio, non c'è da preoccuparsi ma c'è da occuparsi, quindi ECG secondo alter, uh, seduta sul divano, presumo dopo i pasti, quindi potrebbe essere un uh, reflusso gastroesofageo, se tipicamente viene postprandiale, cioè o alla sera o dopo pranzo. Eh, vincerei il premio Nobel Antonio Minniti se trovassi la causa. A volte sappiamo la causa dell'extrasistoli, molto spesso la troviamo, ma molto, molto spesso non si può dire due volte, molto spesso, ma altre volte non la troviamo. Le cause sono molteplici, potrei citartene qui a memoria una trentina, ma non è il caso. Eh, buonasera, buon anno a tutti, davvero. Angelo mi scrive dalla Svizzera, tante cose belle nel futuro, parli della differenza tra bisoprololo e metoprololo. Sono due beta bloccanti che hanno un'origine un po' diversa, ma generalmente sono utilizzati per lo stesso scopo. Se non va bene uno, va bene l'altro. Quindi hanno, sono, hanno una caratteristica leggermente diversa dal punto di vista biochimico, ma sostanzialmente l'azione più o meno è la stessa, visto che sono della stessa famiglia. Dove non funziona uno, funziona l'altro. Uh, tante volte mi fa male il cuore dice stau back, tante volte mi fa male il cuore un attimo solo che vediamo se riesco a trovare una uh, ok va bene non si trova allora tante volte mi fa male il cuore che non sia una malattia d'amore stai attento a ste Steaua ste awa sirbio, che non sia un problema sentimentale Grazie dottore, chiamo da Sardegna, Aio, bene, fantastico, buonasera da Manuela, da Reggio Calabria, buonasera, buonasera a tutti, eh, grazie Paola Maggiola, gentilissima, Licia Colucci mi chiede se l'exorcista a lungo andare possono scompensare il cuore, no, non è così, il cuore può sopportare, come dico spesso, delle aritmie che voi non potete neppure immaginare, un esempio, il cuore può battere a 600 battiti al minuto per tutta una vita senza avere alcun problema. Eh, è il caso della fibrillazione atriale, dove il cuore batte eh, a una frequenza di 600 battiti al minuto nella parte superiore cioè degli altri il paziente le persone che hanno questo tipo di aritmia a volte non se ne accorgono neppure perché il cuore può sopportare questo e molto altro quindi non sono le extrasistoli che possono portare a sfiancamento cosiddetto del cuore ma è il contrario cioè uno sfiancamento del cuore può generare extrasistoli che è diverso bene in mm, che modo l'attività fisica agisce sul benessere del cuore? Eh, è una bellissima domanda su una sul benessere del cuore perché il cuore non è fatto per viaggiare a 70 battiti al minuto per tutta la vita. L'aumento dell'attività fisica ha un'azione mm, metabolica, fisiologica, che eh, eh, genera l'eliminazione eh, degli effetti dannosi dei fattori di rischio, cioè Facendo attività fisica non c'è un'azione diretta benefica sul miocardio, muscolo cardio. C'è un'azione diretta, anche se probabilmente c'è, ma in linea generale possiamo dire che l'attività fisica ha una serie di eventi metabolici che vanno a incidere anche sull'attività cardiaca, danno uno su tutti, diminuzione del colesterolo eh, in eccesso. Con aumento del colesterolo cosiddetto buono, riduzione delle, eh, della disfunzione endoteliale, che è una di malattia tipicamente delle arterie, insomma una serie di fenomeni davvero importanti, che poi alla fine confluiscono su un benessere cardiovascolare. Maria Caruso da sera perché i battiti accendono di sera e durante la giornata si come fare i sussulti, non so come si chiamano. Si chiamano extrasistoli Maria Caruso e se avvengono di sera, tipicamente post-prandiale, quindi dopo aver mangiato, potrebbe essere o trattarsi di un reflusso gastroesofageo. Quindi non è un problema cardiaco, il cuore dà un segnale ma il problema non è del cuore. Il cuore si manifesta, manifesta l'extracistoli attraverso per colpa di qualcos'altro. Tipicamente, questo tipo di extra non di origine cardiologica, nel senso che non sono correlate a una malattia del cuore, hanno un'origine extracardiaca. Tipicamente, cosa ti consiglio di fare? Un oltre delle 24 ore e una visita gastroenterologica anche prima dal tuo medico di curante, chiaramente. Un attimo. Sono Davide Terranova, medico specialista in cardiologia con particolari competenze in nutrizione e nutraceutica cardiovascolare. Benvenuta e benvenuto in questa mia sezione dove periodicamente pubblico contenuti di interesse scientifico. Spero tu possa trovare argomenti di tuo interesse, ma se hai suggerimenti, scrivimi pure, sarò lieto di poterti rispondere. Ancora benvenuta e benvenuto e buona visione! Ed eccoci qui di nuovo, allora vediamo un po'. Uh, Gabriella è la portata, contatto l'hai privato, via email, in Germania, che posso tenere come modo, quanto agire eh, come onore agire. Uh, Gabriella. Allora lo scriviamo qui per tutti coloro che chiedono di me. Allora scriviamo qui il dunque dovrei riuscire a scrivere in qualche modo, dovrei farcela, benissimo. Ok, allora vi faccio vedere dove poter reperire informazioni su di me. www.davideterranova.it Ok. Ok, eccolo qui, lo ingrandiamo un po'. Gabri, qui trovi tutte le informazioni che mi riguardano, cosa faccio, i miei corsi, le mie consulenze, dove ricevo, eccetera eccetera. Va bene, davidetranova.it lo lascio in piccolo qui magari, così lo vedete sempre qui in alto. Sì. Ok. Qui tutte le mie informazioni: chi sono, cosa faccio, eccetera. Bene, torniamo a noi. Eh, dottore, prendo il plaunac Mi fa molto male lo stomaco, può, pur prendendo una. Cambia farmaco perché c'è. Parla il tuo curante? Eh e ca cambia farmaco perché c'è la possibilità Manu Santo c'è molta gente ignorante dottore troppo uh, Deborah mi chiede il vaccino ho Trovato invece la sua spiegazione estremamente chiaro è illuminante grazie Debora. Uh, sì grazie Debora, purtroppo ho dovuto toglierla e questo è come è possibile che l'uomo è un paradosso a volte genera delle cose talmente spiacevoli, a volte genera delle cose magnifiche. Di fronte all'arte l'uomo è una cosa meravigliosa, di fronte ai danni che può fare, non dico per quel che riguarda me, è, è assolutamente una, una cosa indecente sotto molti aspetti. Limitare la divulgazione scientifica per un tuo parere o per un parere di qualcuno che è contrario o favorevole a un vaccino, ad esempio, come qualsiasi altra terapia, è davvero mortificante sotto molti aspetti ma eh, era mio interesse eliminare qualsiasi fonte di discussione pessima, brutale, volgare di persone davvero che eh, con le quali non voglio avere in alcun modo eh, a che fare non posso essere un buonista in modo assoluto posso tollerare tutto ma non tollero le offese personali perché davvero dimostra quanto eh, ci sia del vuoto nell'uomo nell io confido infatti che Comunque tutti gli esseri viventi abbiano una profonda essenza di estrema bontà, ma poi per una serie di circostanze culturali, sociali, avversità della vita, si trasformino in esseri spregevoli sotto molti aspetti, ma persiste sempre l'essenza vitale di eh, estremo amore, importanza a qualsiasi anima, come dico sempre, ha un valore infinitamente buono. E, e quindi eh, questo lo accetto, non accetto quando si arriva alla volgarità o alle offese personali perché davvero non capisco la ragione per cui eh, ho tolto via ogni fonte di discussione mh, che era rappresentato in questo, ti, mh, in questo particolare eh, periodo da una eh, schematica rappresentazione di come funziona il vaccino e dalla come rispondo io quando chiedono a me lei lo fa sì o no e era un mio parere, mh, tutto qua. Per cui, grazie, Deborah, del tuo davvero conforto. <ride> grazie davvero. E purtroppo ho dovuto toglierlo. Va bene. Comunque, sono contento tu abbia potuto vederlo e comunque spiegare un po'. Signor Dottore, buon anno. Grazie, ragazzi. Grazie a tutti. Uh, dottore, vorrei chiedere per i miocardite. Eh, se, guarda Maria Pia, potrei darti un mio consiglio personale, ma se dico qui qualcosa mi arrivano degli improperi, delle cose, quindi rivolgiti al tuo curante. Un'ipocinesia del setto del ventricolo sinistro con una frazione di edizione normale può essere anche non trattata? Eh, sì Giuseppe Marotta, può essere non trattata? Non capisco perché l'ipocinesia del setto del ventricolo è sempre comunque segno di sofferenza, qualcosa mh, è, è stato... Mh, c'è stato qualcosa a livello cardiaco quindi mh, tipicamente l'ipocinesia è da un pregresso infarto non voglio dire che sia il tuo caso o del caso di chi mi stai narrando però eh, il problema è perché c'è l'ipocinesia non è che ci sia un fenomeno che eh, un farmaco che risolve l'ipocinesia c'è un farmaco che risolve la causa dell'ipocinesia eventualmente e la causa quasi sempre della ipocinesia del setto interventricolare è dovuta a un deficit ischemico cioè Deficit di irrorazione, di perfusione di sangue in quella zona. Quindi è da considerare questo tipo di aspetto. Uh, volevo chiedere se una giusta alimentazione, come lei spesso ci dice, uh, io ho una giusta alimentazione, perdono, metto online. Io ho una giusta alimentazione come lei spesso ci dice, non soffro di particolari patologie, faccio movimento ogni giorno, sono magro in costituzione, ma le ultime analisi perfette vedono il mio cristallo totale a 300, il cosiddetto buono a 100. Cosa deve fare? Bisogna fare delle analisi più approfondite. Alessandra Butti probabilmente ha un'ipercolosteolomia familiare eh, e quindi va valutata eh, l'approfondimento l'assetto lipidico va valutato eh, sotto altri aspetti, quindi andrebbero fatte delle analisi un po' più approfondite. Non posso dirti qui in diretta cosa bisognerebbe fare, però sicuramente sì. Grazie Paolo Maggiola, gentilissima. Paola Campierchio mi chiede "Dottore, per mio padre anziano, 84 anni, beh, complimenti, con i problemi cardiaci c'è stato proposto un intervento mitral clip?" Mi può dire gentilmente il suo parere, grazie mille. Sì, guarda, il mitral clip è un intervento davvero uh, um, innovativo, interessante, cura l'insufficienza mitralica ed è un intervento che non richiede l'apertura del torace, come generalmente si fa negli interventi. A cuore aperto nelle valvulopatie gravi. Per cui si va con un catetere nel punto e si mette una clip, proprio una clip, nell'apertura nella della valvola mitralica, così che la valvola mitralica non si apra molto di più del normale e questo limita fortemente l'insufficienza cardiaca. Tipicamente è un intervento che si fa appunto nei soggetti un po' defedati oppure nei soggetti anziani. Che mal tollererebbero un intervento chirurgico a cuore aperto oppure piuttosto invasivo. E quindi, sensazionalmente, il mio parere è molto positivo, Paola. Buone feste, un privile... lei è troppo gentile, Elio, davvero, grazie. Carla mi chiede: Ho dolore al petto centro-sinistro? Può essere il cuore, può essere tutto, ma probabilmente non è il cuore se siamo qui a parlare da Venezia Marisa Bertone grazie enorme domanda si può sapere se è possibile avvertire l'erotimia fino alla pancia tipico del muro interno il centro cuore uh, sì può essere una correlazione all'erotimia certo che sì de... assolutamente sì assolutamente sì Francesca Chichi, buonasera dottore, l'ipertensione notturna da cosa può essere causata, escludendo come causa l'alimentazione, può essere causata da, da quello che causa l'ipertensione diurna, cioè da un'ipertensione tipo essenziale, la cui causa non è ben chiara, ma una condizione genetica predisponente, ma la causa, il problema è che va curata, eh. l'ipertensione notturna va curata ancora meglio, di più con più attenzione della ipertensione diurna perché l'ipertensione notturna può dare dei fenomeni avversi molto più evidenti e dannosi se si è avuto un episodio di fibrillazione atriale dunque scusate Flavia Grosso mi chiede se si è avuto in passato un episodio di fibrillazione atriale si presenterà in futuro beh generalmente no perché può capitare la fibrillazione atriale una tantum è un fenomeno che accade e può anche essere una tantum per cui sta di fatto che comunque Flavia va fatta un'ecografia cardiaca l'indagine è un check up completo al cuore ecografia è oltre delle 24 ore perché è fondamentale non posso rispondere Maria Giulia alle controindicazioni e al non so che patologia hai non so se hai problemi renali è domanda che devo escludere. No. Non ci sono controindicazioni a questo tipo di... Assolutamente no. Le uniche controindicazioni del vaccino sono la, lo shock anafilattico, l'intolleranza, l'allergia verso, verso alcune molecole. Eh, tipicamente sì, Marina, Martina. Eh, tipicamente proprio le, la, la tiroide può dare delle aritmie, quindi attenzione, non, uh, non date la colpa sempre al cuore per le aritmie, perché spesso la causa è esterna. Ah, buonasera Teresa, sono felice. Va bene, ci vediamo presto, certo, volentieri un abbraccio, un tanti auguri davvero. Uh, Paola Tunuzzi mi chiede se visito al Sud. No, io amo il Sud perché sono di origine sud, ma non visito al Sud. visito, visito al Nord, <ride> nato Italia. <ride> Torvo a ringraziare perché mi ha dato modo di capire il funzionamento del vaccino. Perdoni il secondo, ma non ho traspesso certe voci. No, attenzione, facciamo scivolare. Tantissimo, grazie, parenti Rosalia, gentilissima, grazie. Ma Chiara, cosa ne pensa di Spirina? Che ci sono scuole contrastanti. Ultimamente non si pensa, si, è, si pensa non sia molto utile eh, a scopo preventivo. Quindi, se non c'è un'evidente necessità, io non la prescriverei. Ci sono molte altre cose che magari possono dare un beneficio preventivo al cuore. Chiedo scusa. Dino Dimmer, Brunetti, uh, grazie, ormai 93 anni. Dino Dimmer, un grande abbraccio, davvero complimenti. Raccontaci il segreto per arrivare a 93 anni. Ecco, un segreto della longevità che volevo rivelare a tutti l'ho scoperto recentemente. E Dino mi può dare la conferma se è 93 anni. Mm, il segreto della longevità, attenzione, attenzione con quello che si è parlato del segreto della dieta del, per essere la, la Longo Dieta, non, non mi ricordo il nome, scusate, non vorrei dire stupidaggini. Eh, eh, la dieta per vivere a lungo, è eh, il segreto per vivere a lungo, è uno solo o il principale. Ve lo dirò alla fine di questa diretta. Intanto Dino Dimmer, ci vediamo un po' se, se è con noi e mi manda un messaggio di come se la passa. Ciao Davide, ho il diabete tipo 1 LDL 159, mi è stato detto uh, di uh, portarlo sotto 100. Come posso fare? Il riso rosso fermentato? Sì, è una dei, delle molecole più attive, anche se la monacolina K, principio attivo del riso rosso fermentato, simula la statina, per cui è un po' come prendere una statina. Grazie Massimo. Eh, Piera non rispondo a questa domanda, non è la mia competenza. La riabilitazione eh, no, è, non è utile, è doverosa. Giuseppe, è, è necessaria. Il sistema è, è vero che più del 50% dei soggetti che sono stati colpiti da un livello di colesterolo normale. Sì, è vero. Il cardiologo di mio marito ha detto che molti soggetti sono stati senza che ci siano arrea. È vero. Oh, il calcium score index è vero sul calcium score index vorrei veramente spezzare una lancia a favore perché davvero è un esame eccezionale ha fatto recentemente anche un mio paziente ed ha trovato che nessuna sintomatologia aveva le coronarie molto chiuse per cui è stato un esame davvero importante e per valutare la necessità del colesterolo perché non c'è altro scalare cosa pensa di ciò uh, il calcium score index se è negativo si può stare tranquilli, o è necessario dire questo? E eh, bisogna valutare. È una domanda piuttosto complessa, Cristina. Però sì, quello che dice, in parte, è tutto vero, e in parte, è tutto vero quello che dici. E quindi eh, è, è il percorso che seguo anch'io nel prescrivere ai miei pazienti degli esami specifici che vanno ben oltre il colesterolo totale, che non serve quasi più a nulla. E Calcium Score Index, poi c'è un altro marketing poi ce ne sono molti altri markers importanti che hanno una funzionalità davvero uh, migliore rispetto al colesterolo e quindi danno la possibilità di agire in modo più mirato e eh, più preciso. Di niente Raffaella. Ho un exercista è arrivato in un'altra visita semestrale all'inizio di Roma. Il mio medico mi ha prescritto il frequil ma non vedo giovamenti. Mm, ammetto la mia grande eh, ignoranza. Vado a vedere che cos'è il Frequil Sto nome non l'ho mai sentito, quindi scusate, in diretta, davvero, non sono un tutologo, vediamo un po' cos'è il frequilla. Ha ah, il nome commerciale della flecainide, che se mi dicevi la molecola la capivo subito. Trovo eh, estremamente assurdo, personalmente, scusate, cancello questo. Eh, dunque, dunque, dov'era qui? Qui. Scusate, a volte mi dimentico di mettere la domanda, era questa. Trovo estremamente improprio che per un extra sistole si prescrivi questo farmaco, lo trovo assolutamente, secondo quello che tu mi dici Pierluigi, assolutamente sbagliato, non capisco che cosa sia. Grazie per il vicino, non lo farò. Bene, siamo tutti contenti Gianni della tua informazione, non lo farò, punto di domanda, o lo farò? Non so cosa intendi fare, però a te la scelta. Buonasera Doc, complimenti per tutte le informazioni utili che vengono trattate. in nostro ringrazio Doc, consiglio post-natista, poter aumentare il nostro HDL, e ridurre attività fisica, Luki, solo attività fisica motoria ogni santo giorno. Non posso dare indicazioni su farmaci, eh, neanche questi, avverto, neanche di questo domande un po' più semplici perché non posso stare qui in mezzo a rispondere davvero domande a volte complicate. già anni fa ho avuto un infarto miocardico e altre patologie perché sentiamo che con tutte le pillole che devo prendere sia in compatibilità possibile, grazie, sì è possibile, bisogna sapere che pillole prendi. Mm, ma so che ne ha già parlato, io vi quanto mi sono consigliati, c'è tutto, non posso fare prescrizioni tecniche. E sul mio sito ci sono le informazioni Robi. Ma se mio padre ha 76, comunque si prendi la Robi, devi prenderla, ci sono compresse già preformulate, quindi non devi preoccuparti molto di, eh, di, di questo, eh. Non posso dare posologia e terapie perché creo delle se sentono la mia posologia altri prendono, per cui potrebbero crearsi delle complicanze, solo per questo Robi e comunque io la prescrivo, la consiglio molto. Uh, mio padre ha 77 anni, praticamente con un dottore che 34, è ciclista, cuore ingrossato preoccupante, deve fare un'oltre delle 24 ore e fare una visita cardiologica. Carla De Bacco, buonasera dottore, nel trivio di chiedo ho smesso di assumere la storia statina perché mi dà problemi, in un suo video ho parlato di berberina, sì, sempre lei si potrebbe dare complicazioni nella statina, eh sì, proprio come la statina, no perché è un farmaco, è una molecola naturale, però il principio attivo è come la statina. La monacolina K agisce inimbendo l'HGQMA-riduttasi, HG idrossimetilglutamico, no, o enzima A-riduttasi, ho dato uno sfoggio nel mio lessico chimico-biochimico, insomma agisce come, a parte gli scherzi, agisce come eh, la statina, per cui... Eh, potrebbe dare gli effetti collaterali tipicamente della statina ci sono altre soluzioni ci vediamo Carlo De Bacco molto eh, presto spero eh, eh, ho fatto un video Matilde su questo dove si parla del sonno che può influire sull'aumento del rischio cardiovascolare Durante la visita semestrale presso IMAS di Roma l'elettrocardiogramma hanno oh, pardon, metto online, scusate, non vedevo da qua Durante eh, la visita medica semestrale presso IMAS di Roma all'elettrocardiogramma, interessante hanno constatato un'aritmia sopraventicolare il medico mi ha dato da prendere il Frequil Ah, eh, eh, deve essere quella di prima? Ma niente Vabbè, se tra l'altro il tuo medico aveva le ragioni, spero perché mi sembra un po' eccessivo no, kaita okay, mica, ma neanche per sogno, ma figura di se è pericolosa, una, non si nega a nessuno una lieve insufficienza mitralica. Si può sopravvivere alla terapia polimorfa catechola è un'aritmia minacciosa, preoccupante, eh, va curata, controllata, si può vivere, sì, con effetti spiacevoli, però, XAL-97. Pericoloso o alto, così bisogna vedere che tipo di colesterolo. Ho detto molto semplicemente, la Raffaella Franco. Davide, mi scuso, uh, scusa un attimo. Allora, Franca Lapidari um, eh, non è pericoloso il colesterolo a 2,70. Non è pericoloso, bisogna vedere che componente del colesterolo. Non si può rispondere in modo generico, eh. Raffaella, nessun problema? Ho oh, un infarto, posso, posso prendere arginina pericolosa? No, perché pericolosa? Nel modo più assoluto. L'arginina è il precursore, scusate, la metto online. ok. L'arginina aminoacido è un precursore del monossido d'azoto che ha un effetto vasodilatante nelle arterie. Quindi la L-arginina. Ma il no, dottore le chiedo la distanza di tempo dopo un'angioplastica che si è venuto fare per un controllo. Testa sforzo cicloergometro Gianni Liotti assolutamente, in primis. Testa sforzo cicloergometro e, e soprattutto questo. Sono un bypassato. Mi piace questa Franco Galgualdoni, bellissima edizione! Sono un bypassato del 96. Due mammarie, Gastroproika. Ah, caspita, sto bene, ma mi devo preoccupare per un'eventuale durata dei pass. Ma no, il bypass è generalmente quello che dà poi, a differenza dello stent, una. Pensate un po' il caso, la cosa fantastica, e mi dà spunto di parlarne Franco Gualdoni. L'arteria mammaria interna è quel pezzettino di arteria utilizzato per bypassare l'ostacolo su un'arteria coronaria chiusa. Ma è anche essa un'arteria. Ma com'è possibile che l'arteria coronaria sia male e l'arteria mammaria interna no? Al punto tale che la si prende e la si mette come bypassa appunto l'occlusione dell'arteria coronaria, sapendo che l'arteria mammaria interna non si chiuderà mai. Se capissimo come mai questa arteria santa arteria non si chiude mai, avremmo risolto davvero una gran parte del capire perché invece la coronaria si chiude e la mammaria interna no, al punto tale che la mammaria va a sostituire la coronaria. Pensate un po' dove dovrebbe attivarsi il focus. Eh, diagnostico di comprensione delle malattie cardiovascolari invece no ci si basa sul colesterolo 300 farmaco per abbassare il colesterolo domanda perché il colesterolo è 300 dovremmo rivolgere gli sforzi verso questo tipo di parametro cioè nel capire perché il colesterolo arriva a 300 e non abbassa punto risolto il problema se io ho la glicemia 250 devo capire perché ho la glicemia 250 infatti così si fa se io ho l'ormone tiroideo a 1400 devo capire perché ho l'ormone tiroideo a 1400 perché ho un'infiammazione della tiroide e quindi curo la tiroide ma se ho il colesterolo a 380 devo capire perché è 380 non basta o non serve dare solo la statina per abbassarlo discorso finito penso sia una un discorso incontrovertibile questo no e quindi una serie di cose che vabbè mi vengono in mente ok ho già risposto buon anno a tutti assolutamente sì la b1 detta anche tiamina è davvero eccezionale soprattutto nello scompenso cardiaco pensate un po' voi una vitamina b che ha un'azione benefica sullo scompenso cardiaco. Chi l'avrebbe detto mai? Mario Pullo mi dice che prende il rame più di 5 mg, l'aspirina, 2, ok. Nel oh. bugiardo dell'aspirina c'è scritto che in questi casi la soluzione di acidi inibitori. Eh, sì, c'è bisogno della prescrizione medica, la risposta è sì. fantastico Elio crema Budvi a ritorno 5 km di corsa sentite un po' Elio ragazzi Totò carissimo Totò Angelo che conosco molto bene che saluto di cuore con un abbraccio infinitamente grande un abbraccio così grande che vi raggiunge da qui Padova a Barra Franca a tutti voi davvero un abbraccio davvero grande ciao Totò <ride> gentilissimo forte Uh, Cristina devo rispondere a una, una domanda per persona, vi pazienza però davvero risponderò se l'ottore è stato operato di angioplastica o è stato dimesso, mi ha vita il corticore possibile che non avendo mai avuto problemi di pressione mi tocca prendere il farmaco infatti non è possibile Alfonso con la Sante ma io posso solo uh, il farmaco viene dato come eh, come il farmaco viene dato. Stavo pensando cosa dirti di potere generico. Il farmaco viene dato come preventivo. Per cui, questo è il motivo per cui ti viene dato. Però andrebbe un attimo visto. Ti consiglio un parere cardiologico diverso. Bene, ancora qualche minuto. Uh, Giuseppe, devo rispondere. Scusami, devo rispondere a una persona per volta se non riesco a rispondere a tutti. Mi ma sono in per la... Eh, per tensione teresa, mi di frequenza di e come posso assumere per attenuarle. Eh, bisogna vedere che tipo di estersista, no farmaco, no. Però bisogna vedere che tipo di estersista, cioè se sono minacciose oppure no. Per placca le carotidi assumo Plavix e Torvasta, ma è vero che vanno assunte a vita? Eh. Ahimè. Se te le hanno prescritte il plavix no eh, almeno l'infarto cardiaco viene dato per un paio d'anni però va valutato Emanuela non c'è un'indicazione precisa per tutti va valutato caso per caso buonasera un'azione di testa con il potresti in alto non riesco a capire come mai è oggi è un effetto che potrebbe essere correlato all'ipertensione arteriosa mi raccomando controlla bene la tua pressione arteriosa perché l'ipertensione arteriosa dà una cefalea come può dare come sintomi una cefalea pulsante tipicamente alle tempie quindi controlla bene io me la sono, non capisco bene il vaccino, non ne voglio più parlare di questo vaccino perché davvero mi ha distrutto um, il computer <ride> vabbè insomma per non dire altro il cardiologo mi ha diagnosticato un leggero polassio mitrale ok, Stefano Poggi hai già fatto una domanda Stefano beh, eccezione il cardiologo mi ha diagnosticato un leggero polassio mitrale ho 53 anni, il cardiologo mi ha detto di non preoccupare posso fare qualcosa è assolutamente Puoi fare assolutamente quello che ti pare. Il prossimo nitrale è una curiosità anatomica. Bene. Mm, sì. Audio troppo basso. No, spero di no. Io sento bene, voi sentite bene, comunque sì. Microfono mio, come qua si è sistemato, microfono mio, microfono mio, microfono mio. Wow, prova 1, 2, 3, forse parlo basso io, ecco adesso magari si è alzato. Grazie dell'informazione tecnica. Uh, oh, ah ecco, ho perso la spiegazione del vaccino, mi dispiace. Facciamo una cosa, ve la metto in diretta, vediamo se è possibile, ve la faccio vedere in diretta. Per chi ha chiesto la spiegazione del vaccino o oh, mi assumo adesso <ride> la responsabilità di ricevere. Qui c'è un video dove parlo di come funziona il vaccino. Vediamo un po' se riesco a farvelo vedere. Uh, vediamo un po' se vicino a RNA MP4. Eccolo qui. Vi faccio vedere il video. sperando che l'audio si senta, anzi no, facciamo così, allora togliamo via questo, sperando che l'audio si senta, muovi, ecco qui, ok, vediamo un po' se va, mi tolgo via io dalle scatole, eccoci qui, questo è il signor per modo di dire, Questo è il signor Covid-19, SARS-2, eccetera, eccetera. In questo punto qui c'è una proteina chiamata spike, la quale è l'agente che serve, eh, il recettore che serve a, ne ho già parlato, che serve ad agganciare, ad attraccarsi, a connettersi con le cellule per poter penetrare al suo interno. Tutto questo organismo, non so se chiamarlo organismo, ma mi sembra di no, è un involucro di proteine con un filamento di RNA. Questo filamento di RNA è colui che poi una volta penetrato all'interno della cellula umana produce, detto davvero molto velocemente, produce altre forme di se stesso e quindi ha un'evoluzione divulgativa in questo in questo senso uh, quindi virus a rna che una volta penetrato come filamento unico all'interno della cellula questa facciamo una luce così questa elabora sfrutta il meccanismo cellulare per produrre altre copie di se stesso. Banale descrizione della formazione di questo virus. Chiaro? L'RNA virale arriva dentro la cellula e utilizza il meccanismo della cellula per generare se stesso. Che cosa, perché questo vaccino è eccezionale nella sua unicità in questo periodo? Quindi, vediamo un po'. È stato generato un filamento di mRNA identico al RNA del virus, inglobato in una nanoparticella lipidica, la quale viene, il vaccino viene iniettata nel tuo muscolo deltoide, arriva qui, cancelliamo, arriva qui penetra al suo interno e libera il filamento di rna anzi lo libera esattamente qui questo rna è una copia creata ad hoc grazie alla mappatura dell'rna originale del virus è creata sinteticamente questo pezzettino è iniettato dentro la cellula attraverso delle nanoparticelle lipidiche. Non c'entra questo. Una volta dentro l'RNA non virale uguale a quello non virale uguale a quello virale si interpone nei cosiddetti ribosomi, che sono degli organoli deputati alla costruzione di proteine. Questi ribosomi non vanno nel nucleo, questo è il nucleo, non tocca il DNA del nucleo, come non lo tocca l'RNA del, del virus. Nei ribosomi viene prodotta una proteina, la quale espone, non voglio andare troppo nel tecnico dei recettori nella cellula. I recettori sono delle braccia alzate della cellula che richiamano delle cellule chiamate linfociti T helper che secernano interleuchina 2, 4, 5. L'interleuchina è una sostanza infiammatoria, ma che ha lo scopo di attivare altri linfociti. I linfociti sono coloro che ci difendono. Attivare linfociti di tipo B, B i quali si modificano in plasmacellule che generano gli anticorpi che vanno a contrastare il virus. Bene, eccoci qua. Bene, uh, avete visto? Uh, chiudiamo un po' l'immagine. Questa era la spiegazione del video che è stata. Mm, che è stata tolta, l'ho tolta perché molte persone pensano che io stia sostenendo qualcosa, in realtà la mia era solo una divulgazione scientifica e quindi se qualcuno se l'è perso lo può rivedere in questa diretta e, e niente, ho, ho cercato di spiegare alle persone come funziona questo vaccino e poi ognuno lo fa, non lo fa, è un parere estremamente personale, non si fida, io mi fido, non ti fidi, va benissimo tutto, ma evitate le offese, evitate il il promuovere azioni retrologiche oppure cattiverie assurde si vuole solo spiegare come funziona poi ognuno decide se farlo o non farlo farlo o non farlo farlo o non farlo punto e basta punto e basta uh, grazie a tutti grazie a tutti per la vostra visione grazie stefano gentilissimo io vi abbraccio Grazie per... Io, io ho dato una spiegazione che è rintracciabile dappertutto, ho cercato di tradurla in termini semplici, ho dato una spiegazione di come funziona il vaccino, non promuovo e non, eh, e non sono contro, non sono a favore, non posso dirlo perché sennò creo una serie di, di cose terribili che non voglio fare e ho solo voluto spiegare come funziona, perché amo spiegare le cose, scusate, è una mia passione poter parlare con i miei pazienti e spiegare a tutti uh, attraverso questi canali e quando faccio le visite attraverso le visite come eh, che cos'è quella malattia, quella cosa che, ehm, che purtroppo magari la persona presenta, perché niente di più importante della comunicazione tra medico e paziente, tra persona di scienza e persona di non scienza. Questo non vuol dire stupido, vuol dire una persona che non conosce la materia e, e per la quale va spiegato in modo comprensibile. Tu puoi avere delle grandi competenze in ingegneria elettronica, io sono negato e quindi io non devo apprendere delle tue informazioni. Viceversa, posso darti delle informazioni in termini semplici, come attraverso questi canali, attraverso questa queste animazioni, queste cose che creo da zero, totalmente io, senza alcun sponsor, senza alcun interesse commerciale, eccetera, eccetera. L'unico interesse commerciale, passatemi la cosa, è l'impegno che ci metto nel creare i miei corsi online. I miei corsi online hanno un costo perché, perché sono dei corsi online che se uno vuole acquista, se no no, ma sono dei corsi di formazione che faccio da anni in maniera frontale. E che ho voluto mettere in forma online. Questo è l'unico aspetto commerciale della mia attività, ovviamente commerciale, nel senso che la mia professione, sono un, un professionista e chiaramente, quando visito, ho una retribuzione per fare le mie visite. Questo mi sembra palese, come chiunque di voi. Un grande abbraccio a tutti, un buon anno 2021, che sia l'anno delle meraviglie per voi, che sia come dicono un antico proverbio inglese eh, oggi non è. Eh, Oggi è il primo giorno del resto della mia vita, quindi è davvero importante. Oggi è il primo giorno del resto della vostra vita. Quindi è un giorno importante, sarà un anno bellissimo perché non è possibile che le cose vadano sempre così. Come dico nel, nel mio motto, cioè l'elettrocardiogramma dimostra che tu sei vivo perché ha degli alti e dei bassi, altrimenti se fosse piatto saresti morto. Quindi l'elettrocardiogramma ha alti e bassi, la vita ha alti e bassi. Abbiamo attraversato un basso, ritroverà e ritornerà un alto senza ombra di dubbio. Una buona serata e auguri di cuore a tutti quanti. Un abbraccio grande, grande, grande.